proprio il sudore dell'accarezzamento, Mamma guarda. mia. Con wasabi è arrivato anche il sushi. Bello, guarda Ah, qua che buono roba. questo. Praticamente grattugia il wasabi. Ah, bellissimo. Insomma, sai, arrivato da Ah, così bello, cavolo. Mamma proprio mia. i posti giusti. Campai, Salute. salute. Salute, salute. Questo qua è yukke. Questa è una preparazione di ispirazione coreana. Di base una tartare con gomabura, che è l'olio di Di sesamo, sesamo. con l'uovo crudo sopra. Guarda qua, questo è food porn questo, eh. Questo sì, E non è pollo. Non è pollo crudo, il Diciamolo. pollo crudo che ha fatto scalpore l'anno scorso. Vai, Così. così. Andiamo all'assaggio di questo. Comunque buono, eh. Comunque sai che il sesamo ci sta proprio bene. Con l'uovo crudo Sì. è arrivata la carne. E oggi siamo a Tajimaya, a Osaka, insieme a Matteo, che ormai conoscete, e a Umberto, che avete già conosciuto in un altro Ciao. video, pilota presso una compagnia. Questo è un posto eccezionale, vedete, tanto sta ungendo la griglia. Qualche immagine che stiamo entrando, perché è un posto a Shinsaibashi. Matteo, cioè, descrivilo te, vai, che sei il Siamo king. al B1 al Sì? piano terra del Nikko Hotel, che è praticamente uno degli hotel storici di Di Osaka. Osaka, sì. Ah, bellissimo. Cos'è? Arigato Però se ordini la Ai. bistecca intera, te la cuocio da Ah, solo. bello il wasabi, vero? Proprio Ai, so this, eh? Vedete che praticamente grattugia il wasabi proprio in tempo reale. con movimenti circolari. Movimenti circolari, esattamente. Fresco di questo mi sa È che non freschissimo, esce. esattamente, Tu sì. vedi il colore, è già Sì, diverso. no, allora, questo qui, quello che mangiate in Italia molto spesso è una pasta, Quello del tubetto. esatto, quello del tubetto che è una pasta, quindi non è, vedete, proprio il colore è estremamente differente da quello normale. Mamma mia, che roba! Quindi il partito sta meglio Forbici come Vincenzo Capuano. Ciao Vincenzo. Praticamente dice che nel filetto ci sta meglio il wasabi, ha detto praticamente, Ma io sono, a me piace il sale. eh? No, 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 ah, guarda, qui sfondi una porta aperta. Madonna. Hai detto che l'hai mangiato Però il che il wasabi è Wagyu. super. I giapponesi sono tendenti a mangiare sempre questo tipo di carne con la salsa. Wasabi joy. Esatto, wasabi joy. Io sono per il sale anch'io. Questo è Questo controfiletto e questo è secondo filetto. filetto È arrivato anche il sushi. Bello, è filetto. guarda Ah, qua che buono roba, questo. guarda qua che roba. Oh, Sì, sono mamma. ah, sono mamma, Ok. non so, vai. Quindi praticamente si può mangiare così com'è senza A pucciarlo me da qualche si fa parte. quel Vai danno. ragazzi, mangiatelo voi, vai. Fate Vado. voi, vai. Ah, già pronto. Vai, vai, vai. Questa la taglia lei. Oppure un asino nuovo. Ah, la carina. Vai. Tocucci. Buono, no, questo è buono veramente, vai. Buono. Adesso lo mangio anch'io, eh. Guarda com'è sudato. Riprendi qui proprio nel dettaglio. Proprio il sudore dell'accarezzamento, Mamma guarda qua. mia. Mamma mia, Vediamo ne altri 10 di questi, eh. Tanta roba. 8 euro l'uno questo, vero? Mamma Se li mia. Alla merita fine del conto, tutti. beh, li Buona. merita. Li merita, sì, è proprio buono. Filetto con wasabi, cioè consiglia lei di mangiarlo con wasabi e shoyu, giusto? Esatto. Quindi così. Vai. Cavolo, è proprio juicy veramente. Mentre questo qua, che ti invito un attimo a venire qui, proprio a accarezzare proprio per la. Questo con il sale, quindi lo puccio un attimo nel sale, un bel sale che piace in maniera esagerata. Qual è il concept? Allora, il filetto è molto buono. Personalmente preferisco sempre la parte. Questo Tajima, che cos'è praticamente? È l'area del Giappone in cui viene prodotto il manzo di Kobe. Questo si vede che non è tra i, come dire, i produttori di manzo di Kobe, quindi non si può fregiare dell'etichetta di manzo di Kobe, però è buonissimo uguale. E questo qua, nella fattispecie, secondo me, è più simile alla nostra carne, il filetto. Mentre questo qua, la parte grassa,
il rosso, il controfiletto, è molto più simile alla, alla carne nostra di quanto possiamo immaginare, però si sente che è grasso. Umberto, assaggiala te adesso. Che... Vai Umberto. Cioè, fai come ho fatto io, aspetta, vai Matteo, faccio io. Vai. Si sente proprio la differenza, no? Questo è? Adesso passo il wasabi. Assaggia prima il filetto, ok? Quindi anche te, prima il filetto, vai, anche te Matteo. Ok. Quindi sale o wasabi? No, wasabi soia, ha detto lei. Vale. Quindi wasabi e salsa di soia. È buono, il filetto è molto buono. Buono, sì. È buono, cavolo. Cioè, guardate qua che roba, cioè, proprio una roba impressionante. Buono. Il prossimo è questo. Il controfiletto, che è, si vede che è grasso, col sale. Vai. No, è un'altra roba, capito? Cioè, il controfiletto è oggettivamente un'altra roba. Si sente subito la differenza di scioccan, no? Come diceva prima, di percezione al palato, sì. Esplode. Sì, questo esplode perché c'è più grasso e quindi esplode buono. Di più. Però è buono. Quindi, per me, sempre controfiletto. Sì, controfiletto. Controfiletto? Ovvio. Sì, ovvio. Però anche il filetto... Oddio. Sì, è buono anche il questo filetto. Questo ha il suo perché. Sì, sì, no, il filetto è ottimo, senza dubbio. Questo ha il suo perché. Proprio buono, c'è poco da fare. Questa che vedete è lingua. E adesso, con le forbici del mio amico Vincenzo Capuano, vado a tagliare la lingua. Guarda qua. Guarda come la fuma. Ma voi lo conoscete l'antico vinaio? Sono stato io. Vogliamo portarlo a Tokyo, cavolo. Tommaso, cioè, che si chiama Tommaso, lui si apre a Tokyo. Tommaso, così. Vieni a Tokyo. Vieni a Tokyo, cavolo, a aprire. Aspettiamo. Anche a Osaka poi, eh. È proprio c'è Matteo. Buono, eh. Sì. Io sai che, sai che la lingua in Italia non l'ho mai mangiata io. Ci credi? L'ho mangiata in Giappone un sacco di volte. A me il lesso non piace, però questa qua sì mi piace. Aspetta, vai. Antico vinaio? Due ore di fila? No, io sono stato a Roma, devo dire. Ah, fatto subito? Sì, stato che ho avuto culo, erano le 5 del pomeriggio, sono entrato, ho mangiato una bella, magnifica, ed era proprio buono. Abbiamo preso dell'altro sushi. Un altro sushi. No, io col sale ce la metto però, sale. Buona la lingua. Molto buona. Tira Umberto. Moshiroi. Ce ne fa uno per vedere come si fa. Vai Umberto. Com'è? Ci buono. Sta. Sì. Proprio bello, comunque da vedere anche. Vabbè, adesso mangiamo questo perché adesso, questo avete già visto, adesso lo mangiamo più piacere di mangiare. Siamo arrivati al conto, vedete, ha detto che andava bene, ma in realtà non va bene perché è Tommaso, c'è scritto bene. Comunque, vabbè, uguale, tanto il commercialista me la prendo uguale. 31.960 yen che sono 210 euro, 70 euro a testa, che è onesto per questo qui. Potrebbe sembrare tanto, no, a persone... No, vabbè, noi viviamo in Giappone, quindi abbiamo anche, come dire, una percezione differente del costo. Umberto vive in un paese medio orientale, cioè come percepisci te questa cifra qua? Una volta ogni tanto... No, ma dico, ti sembra tanto oppure no? No, per la qualità... Ma no, perché spesso quando faccio video mi dicono, cavolo, però costa. Però oggettivamente 70 euro a testa per questo genere di qualità. È un prodotto di qualità. Quello che abbiamo mangiato. Prodotto di qualità. È prodotto carne di Itajima, sushi con nigiri, più due, tanto filetto, sei. controfiletto. E poi cosa abbiamo preso? La lingua. Yucca, due. Poi considerando che siamo a Shinsaibashi, che insomma è un po' tipo Ginza a Tokyo, quindi via. Siamo al Nikko Hotel comunque. Al Nikko Hotel. Non è che siamo nella baracca di lamiere. Ci vediamo prossimamente dal Giappone. Ciao Umberto, ciao Matteo. Ciao.